Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi varo della barca del Miki qui di fronte a noi, eccola qui. Appunto, proveremo la barchetta di Miki, vedremo come va. Dai. Tutto nuovo, esatto. E facciamo questo tentativo, barchetta da 4 metri con due motori elettrici, posto un po' lo conosciamo. Sarà tosta perché abbiamo 4-5 ore a cavallo delle ore più calde, perché sulle 10 e mezza pescheremo fino sulle 3 e mezza. Però ci proviamo. Ci proviamo. Dai. Vediamo se esce il big. Esatto. Vi lasciamo al video. Buona visione. Il Mitch. Appena acceso. Ciao. Nick, ma non stai facendo il mongolo come al solito? No, beh, cioè. Attenzione. No. Lo riesci a tirare fuori, però, secondo me. Vai, Mitch, facci godere. Questo monster qui. Cioè, Mitch, ma è grosso. Mitch, infatti, ci stai viaggiando. È nelle alghe. È venuto. Non perderlo. Com'è? Poi, bellino! Vai mo, Miki! Vai mo! Poi là! Facci vedere qua! Facci vedere! Good one! Bello! Cioè, questo è un bel pesce, eh! Subito così! Primo lancio! Primo lancio, bel pesce! Il Mitch! Colori fantastici! Anche a drop! Quindi! Drop! Subito! First cast. Un bel pesce. Veramente un bel pesce. Veramente un bel pesce. Sì. Vai con release, facci vedere sto release. First release. Fish della barca. E via. Se ne va. Bravo Mitch. Arana! Quelle belle di rosa. Quelle belle di rosa. Inaugurazione della barca con un pescetto rana. Sempre bello. Sempre divertente. L'ha proprio ingollata. Anche se non è grossa, l'ha ingollata piena. Bellino. Belle di rosa. Ma l'ha ingollata piena. Corri lì. Questo bel pescetto. Cos'è? Il release your dream. Arana. Bene così. Aiuto tanto. Immagino. Oh, bravo Miki. Bello. Vai. Facci godere, Miki. Olè, con la ranocchia. Il Mitch. Sono cattivi? Sì. È vero. Facciate la ranocchia, no, come l'ha ingollata. Olà, ingollatona. Peccato che, vedi, ci vorrebbe la GoPro dietro. Hai fatto la ferrata, è stata bellissima da vedere. Beh, sulla, ho visto una cacciata. Ho visto. Lanciato. Sulla cacciata. Vai. E via, bravo Mitch. Ok, vai. Col popper, ovviamente videocamera spenta, ma tant'è che l'avevo spenta per rifare la montatura. E pesciotto col popper. Ha fatto una gran bella mangiata su un fungo d'erba. Mangiata secca sul popper, è un pescetto, però dai, finché mangiano così a galla sono divertenti. Adesso lo slamo. E poi via. Figurati se non doveva mangiare a videocamera spenta.
sono stato acceso il 99% del tempo. Olè, slamato, via col rilascio. Ho montato il popper sulla mia Black Label da 5 ottavi perché sono tante libellule in giro e quindi loro stanno cacciando con la testa rivolta verso l'alto, sicuramente a galla. Il popper recuperato lento, no? Un paio di poppate, poi mi fermo, secondo me può interessargli, infatti così è stato. E diciamo che il popper va un po', un'altra cacciata lì, imitare un po', no? Le libellule quando si appoggiano sull'acqua e così via, quindi proviamo, continuiamo. Così dai, ci sta, tanto alla fine più o meno batte alla stessa zona, però andiamo. Ce l'ho! No, ho rotto! Ma com'è possibile? Eh? Professionista quello, eh! Come cazzo ho fatto a rompere? No, vabbè, ma perché... Porco. Ma come ho fatto a rompere? Però comunque ho capito come fa lui da solo a caricarsi la barca. Dai, ma perché ha mangiato e poi si è piantato nell'alga. Io l'ho anche tirato su, ma... Però hai visto che mangiato che aveva fatto? Figurati, mica ce l'ho un altro po'. Mica ce l'ho. Non mi ricordo che ce l'hai da tipo 4 anni. Ce l'avevo. Tra l'altro mi aspettavo che saltasse fuori per provare a sputarlo. Che di solito lo fanno quando hanno un hard bait in bocca. O sei slammato, non lo so. O è ancora impigliato nelle alghe col popper. Allora, tanto per essere felici, aggiornamento. Ho appena rotto un bel pesce a popper perché l'ho ferrato fuori da... da una macchia di alghe e lui, dopo averlo afferrato, lo stavo pompando, ma si è infilato in mezzo all'erba e lì questa alga macina letteralmente il filo e dopo un po' che ce l'avevo l'ho rotto. Peccato perché era un bel pesce, peccato soprattutto perché non ho più popper dietro oggi, che ripeto, secondo me per via delle tante libellule stavo veramente facendo i buchi col popper, però non ne ho appunto più dietro perché ho preso solo una selezione di roba per non portarmi via il mondo e quindi nulla. Provo a montargli un altro top water, un piccolo VTD, qui di casa Daiva, ma non è lo stesso, perché secondo me devo ancora lanciare, ma per me era proprio l'azione del popper che a loro piaceva con tutte queste libellule. Peccato, prossima volta sicuramente per fare questa pesca però con un filo più grosso. Ho un 10 libbre, un 12 libbre qui, però che se peschi in acqua super... Se peschi fuori, insomma, è più che sufficiente. Il problema è quando il pesce si pianta nell'erba, che appunto ti macina il 14, il 16 libbre che c'è sulla canna del Gigotex, a sfigurarsi questo filo qui. Vabbè, adesso provo. Bello! Bello il Mitch! Bello il Mitch! Gran ferrata del Mitch! Oh! Ah, ce l'ho anch'io! Ferrato double. No, il tronco ora. Mentre tenevo la videocamera per il Mitch, vado a bollare questo 3,4 kg, indubbiamente. Sicura un 3,4 kg. No, mi vibra il guadino che non abbiamo. Questo no. Rilascio in compagnia dell'altro. Otto. Però perlomeno siamo in una zona in cui ce n'è. Facciamolo vedere in camera. Bel pesciotto, dai. Alla fine sono piccolini ma sono divertenti. Questi oggi ne abbiamo bollati a miliardi. Aspetta che... Ti serve ancora la GoPro? Aspetta che... Via con release.
Ma se l'aveva in bocca, guarda che basso l'aveva in bocca. No, se lo prendi in i più sinceri compiti. È un bigan? È enorme questo, anche deve essere il solito. E mostro, un altro mostro anche questo. Noi ci dobbiamo rossignare. Vabbè, almeno un pesciotto. Mamma mia, comunque quanto veramente. Altro pesciotto. A drop shot. Altro pesciotto, drop shot. Eccolo qua. Pescetto. Piccoli, ma guardate che linea nera che hanno al centro, veramente dei bei pesci. Via. Ce l'hai? Clamoroso colpo di scena. Un signore che è lì che pesca ha fatto il mostro fish. Clamoroso. Guarda quanto tira. Clamoroso. Andiamo a vedere. È mostruoso questo, è gigante. È gigantesco. Il miss guida, noi ci appropinquiamo. Eccolo lì, in azione. Dalla piega sembra piccolino. Beh, bell'ozzo, dai. Bell'ozzo. Bell'ozzo, bell'ozzo. Sì, sì, dai. Bel pesce. Allora, oggi varo della barca col Mitch. Allora, che ci racconti, Mitch? Spiega un po' i nostri amici a casa. Varo è andato molto bene, direi. Abbiamo fatto diversi pescetti. Stamattina abbiamo fatto due pesci a rana, uno e uno simo, e poi tanti pesci a drop, e lì qualche pesce a popper. Poi purtroppo il popper è andato non si sa dove. È andato. Però tanta roba, direi. Sì, sì, dai, è andato bene. Poi anche la gestione della barca, come sono andati, Mitch? Bene. Molto molto bene, ovviamente dobbiamo prenderci bene la mano, però. Esatto, esatto. Questa è la barchetta. Che è una Boston Whaler, giusto Michi? 13 piedi, quindi praticamente 4 metri, con due motori elettrici, uno davanti e uno di dietro. Questo è quanto, quello che è successo oggi, il resto l'avete visto. Dai, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo. Dopo aver rotto la telecamera, noi ci vediamo in un prossimo video.